Allora, come vedete, dopo Miseno, anche qua alla rotonda Diaz è arrivata la sedia che permette alle persone di arrivare con disabilità di arrivare direttamente in acqua. E quindi si può entrare in acqua e farsi il bagno, cosa che prima non si poteva fare. Allora, Ferdinando, una battaglia che tu hai portato avanti fin dall'inizio e in cui molti non credevano, e oggi portano addirittura ad avere la sedia che porta direttamente in acqua, la pedana per disabili e anche gli ombrelloni. Eccoli qua. Tanto di pedana, lui che ci porta gli ombrelloni, qui ci possiamo sostare ovviamente, e ci sarà una job che lui porterà a mare. Così facciamo vedere ai cittadini, ci servirà un aiuto, perché questi ombrelloni messi a disposizione dal comune di Napoli devono essere innanzitutto occupati dalle persone disabili. Le pedagogie, come ho già detto, non sono tutte le stesse, ma comunque bisogna sempre provvedere e sempre migliorare, soprattutto sulle spiagge, perché veramente è mare per tutti. Quando avete bisogno chiamate. Prego. No. Voglio far vedere fino a sopra. Togliamo il salvagente. Ci danno torce libere. E li lasciamo a finire. O altrimenti, se vogliono andare direttamente nelle docce. Che sono super attrezzate. Sì. Facciamole vedere, perché il presidente ci tiene particolarmente. Esatto. Allora, presidente, da quanto tempo fate questa attività? Sono 28 anni. Sono 28 anni che abbiamo iniziato questo progetto. Logicamente abbiamo iniziato in piccolo e poi man mano abbiamo incrementato le attrezzature, cercato un pochettino di migliorare con i vari servizi. Innanzitutto ringrazio Salvatore e tutto lo staff della Prologa, dell'associazione Pro Handicap, che fa un lavoro straordinario e meraviglioso che ha superato ogni tempo. Da 28 anni, quindi resiste a qualsiasi tipo di intemperie, hanno superato la pandemia, veramente qualsiasi tipo di difficoltà qui è stata superata, dove le difficoltà si superano ogni giorno.